Si è disputata ieri sera a Clusone l'ottava edizione della Clusone Corre in Centro, manifestazione podistica e notturna organizzata dal gruppo Amici Mirage, prima prova del circuito Corri nei Borghi. Dopo le baby run per i ragazzini suddivisi in fasce di età che hanno percorso circa un chilometro e la corsa non competitiva aperta ad atleti non tesserati, alle 21.15 è scattata la prima delle gare FIDAL, aperta a tutte le categorie femminili più gli allievi. Al termine dei due giri del percorso, per un totale di 4 chilometri, è stato proprio un allievo a tagliare per primo il traguardo, Nadir Cavagna dell'Atletica Valle Brembana, che ha chiuso in 12 minuti e 14 secondi, precedendo Claudio Valle del GS Eurobie e Omar Guernicchie della 100 Torri Pavia. Subito dopo c'è stato l'arrivo della gara femminile con il successo della junior Virginia Abate della Camelot, che ha chiuso in 13 minuti e 38, precedendo nei metri finali Paola Gariboldi del GAV Vertova e Maria Righetti dell'Atletica Lecco. Tra gli allievi la migliore è stata Valentina Malanchini del GAV Vertova, che ha preceduto Roberta Bellini del Pool. Grandi numeri nella gara maschile, dove al via si sono presentati oltre 200 concorrenti che hanno dovuto affrontare tre giri del percorso per un totale di circa 6 chilometri. Nell'ultimo giro c'è stato l'allungo decisivo del marocchino Lansen Mokraji, già vincitore a Clusone nelle edizioni 2009-2011. Ha tagliato il traguardo in 17 minuti e 21 secondi, precedendo di 2 secondi il giovane Michele Palamini del GAV Vertova. Terzo posto per il campione italiano di maratona Giovanni Gualdi delle Fiamme Gialle. Quarto posto per Mohamed Tahari e quinto per Ahmed Nazef, vincitore nel 2010. Da segnalare tra gli atleti di casa nostra il sesto posto di Antonio Toninelli, il nono di Migidio Borifa e il decimo di Andrea Regazzoni. Un ampio servizio sulla manifestazione andrà in onda martedì prossimo alle 21 su Antenna 2 TV.